Ragazzi, buonasera, mi sono scordato di fare una modifica e quindi la prima l'ho stipulata, l'abbiamo vinta 2-1 e andiamo a giocarci questa, la seconda di campionato, Schalke Kostic già bene, tutti gli altri non, a parte Mann, non li conosco, andiamocela a giocare, speriamo che sia l'anno buono per l'Italia. Speriamo. Dipende tutto da noi alla fine. Cielo sereno, bel clima a Leverkusen, tutte le condizioni per un bel match alla Bay Arena. Un Non saluto da conosco Pietro nessun Gimaldo e giocatore perché ovviamente non ci ho mai Daniele Dani. giocato. EA Sports che ci offre questa Non ne interessantissima conosco partita di uno. Bundesliga. Sfida che vede impegnate Bayer Leverkusen e Schalke 04. E Fino iniziamo col adesso però botto la si stagione muovono del molto Bayer. Il bene. morale sicuramente alto e non potrebbe essere diversamente. Non si aspettavano di ritrovarsi Non è in un match di quella Stupignan. frustrazione che nel calcio i pronostici lasciano il tempo che trovano. Alla fine quello che conta è il responso del campo. Speriamo Che palla, sia l'anno occhio! buono. Di poco, ma era oltre ed è corretta la chiamata Dell'Italia, dico. d'assist. Il Bayer Leverkusen, squadra che non ha intenzione di fermarsi, punta un altro successo dopo quello colto nel match precedente contro il Wolfsburg. Come finirà secondo te oggi? Hanno vinto 2-1 fuori casa nell'ultima partita. Se è vero che vincere aiuta a vincere, oggi Ma non non c'è, lo dovrebbero ci avere mai prova. problemi a portare a casa un'altra vittoria. Non c'è Al lo subito successo pare i pericoloso. giocatori più consapevoli dei loro mezzi e questo potrebbe mettere una consistente differenza. Difende bene il pallone. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui. Ci spera ovviamente Bravo l'allenatore. La Vico, velocità è bella l'idea. sicuramente il suo punto di forza, Pierre. Le sue Capitano. accelerazioni potrebbero essere una delle chiavi tattiche dell'incontro e possono Ma capita. creare più di un pericolo alla difesa avversaria. Stagli dietro. Novità la Mercedes-Benz Arena, subito Stoccarda. Prima rete della partita È per bello pure qualche volta l'Augsburg. cambiare, no? Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo Sempre, 21 sempre la minuti. Grazie per GSA, non lo l'aggiornamento tipo al puntuale come cazzo, sempre. no? Anche se era uno squadrone, però. Era veramente uno Perde il squadrone. controllo della sfera. Schick, Dybala. Era l'anno buono, penso. E vabbè, questo è il calcio. Stefano Sensi. Occhio all'azione per il Bayer. Si Bravo libera alla Vico, grande. e Palla da Valerio solo il portiere da se lo battere. Sembrava divora. una formalità invece. Intervento da applausi. Allora, chi Una parata destinata a batte? finire dritta negli highlights del match, Batte, Pierre. batte Indipendentemente Vicorelli. dal risultato finale parlo, eh. Un capolavoro. Va direttamente in area. Ottimo Male, l'intervento a sventare la batte minaccia. male. Farà schermo al pallone con il corpo. Palla in out, rimessa per lo Schalke. Percentuali sul possesso palla praticamente uguali. È l'immagine di un match che va sui binari dell'equilibrio. Poca emozione, ancor meno conclusione. Ci vuole un'invenzione, una giocata. Sì, Solo una giocata di un boh, un singolo può po' far saltare il moscio. banco. Grande intervento difensivo. Il pallone della vita. Gli doveva Abbiamo dare il subito a pallone della Stoccarda la vita. Mercedes-Benz Arena per le novità. È arrivata la seconda rete per l'Augsburg. Punteggio che ora è sul 2-1. Il cronometro sono trascorsi 37 minuti. Perfetto, grazie della Non è giornata. giusto comunque, mamma mia, quanto cuore. Pervis e Stupignan. Intervento punito dall'arbitro con il calcio di punizione. Dai, L'arbitro non dai, se dai. l'è sentita di estrarre il giallo. È difficile che la prossima volta se la passi liscia. È un peccato che Ragazzi, in linea di non chiusura siano le andati a prime, una niente fascicola con le squadre quest'anno, che né Conference, né Europa League, né Champions. Veramente un peccato. Ma ci hanno cacciato che era luglio. Mi hanno chiamato subito, dopo 3 giorni stavo già in Germania. Allora, Minieri, non mi sei piaciuto affatto. Vai de pai. Tattiche, proviamo con palla lunga.
po' più offensivi. Ciucciuezza al posto dei Sensi. E tra un po' Dennis, se Vigorelli non gioca, c'è Sensi. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Devono creare qualcosa di interessante. Già mi sbagli, De Pa. Ah già. Viene pressato. Il Liverpool ha chiuso per questo giocatore. Questo va tutto un altro campionato, non è la Serie A. Penso sia davvero un giocatore tutto un altro campionato. Personalità, esperienza, intelligenza. Ha preso di mano questo. I compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Pallo che secondo me meritava l'ammonizione, ma l'arbitro preferisce sorvolare questa volta. Alla prossima non credo che se la caverà con un semplice. C'è spazio, attenzione. Mamma mia, l'hai preso. Mamma mia, l'hai preso. Vai Vico. Prova con il lob a mettere in moto il compagno. No. L'ha allungata troppo Vico. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Dai che ne era fallo arbitro. Dai, far serio. Far serio. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Preferiscono la gestione del pallone in attesa del momento giusto. Legge bene qui, una situazione complessa. Bundesliga protagonista sulle frequenze di ATV con questo incontro valevole per il prossimo turno. Partita da non perdere tra Bayer Leverkusen e Werder Bremen. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. Novità la Mercedes-Benz Arena, subito Stoccarda. È arrivato il terzo gol per l'Augsburg. 3-2 il risultato al 74esimo. Grazie dunque per l'aggiornamento. Buona lettura su questo cross. Cambio tra le file dello Schalke. Hanno facciamo così. Proviamo a fare così. L'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. La mette in area. Svetta il pericolo. Palla messa dentro. Allontana e fa respirare la difesa. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale non vantaggio. Da pochi passi. Non è possibile. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su ATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori da piedi buoni, il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ultimi minuti di gara con il Bayern che attacca a casa della vittoria. Ancora due minuti da giocare. Lo supera senza problemi. Ne vai comunque una pippa assurda. Gara che vai da qui, 0-0, grande equilibrio. Che pippa al sugo De Pai. Partiti col li mortacci sua.